Seconda battuta d'arresto di fila per la squadra femminile di hockey su prato del CUS Pisa. Dopo aver perso 2-1 a Catania, è arrivata un'altra sconfitta, questa volta in casa contro il Villafranca. Cusine che manifestano una preoccupante carenza di gol, che hanno segnato in casa solamente sul rigore fino a questo momento. Gara subito in salita per le cussine, la pioggia caratterizza il match per il primo quarto d'ora e diventa difficile giocare in mezzo al campo. La rete è della Covtun, che devia un tiro della compagna Francesca Faustini per l'1-0 del Villafranca. Il CUS cerca di reagire al 14esimo con una conclusione terminata di poco fuori di Sofia Maldonado. Poi ancora il CUS su corto al 20esimo minuto con la Viberalska, che colpisce addirittura il palo, molto sfortunato in questa occasione. Al 30esimo arriva sempre su corto il rigore, un tocco di piede di un difensore della Villafranca dà il rigore alle cussine. Ancora la Techerizzo dal dischetto va a trasformare questa conclusione ed è il pareggio 1-1. Primo tempo che finisce così, con il CUS che però spreca ancora moltissimo prima del termine del tempo. La ripresa inizia ancora con il CUS Pisa sotto. Francesca Faustini, una delle più forti attaccanti del panorama hockeyistico italiano, si gira in area, va al tiro e beffa Martina Chirico e tutta la difesa cusina. Grande rete per la Faustini. Poi le ragazze di De Marchi iniziano a sprecare, prima Giulia Taglioli trovata sola davanti al portiere, si fa ipnotizzare da Anna Montresor e spreca il possibile pareggio. Al 25esimo poi un'azione sull'asse Maldonado Chirico porta quest'ultima alla fine al tiro, ma la palla finisce fuori di un niente, incredibile errore anche in questa occasione. Poi ancora una grande parata della Chirico sulla Faustini e l'ultima occasione è al 37esimo con Sofia Maldonado che tira alto. E allora ascoltiamo le parole di mister De Marchi su questa brutta sconfitta per il CUS Pisa. Fabrizio, brutta sconfitta col Villafranca, abbiamo sprecato tanto purtroppo, ma senza segnare. Sì, è veramente così, è la seconda sconfitta consecutiva, questo è lo più brutto. Però bene, è a riarmarsi, come parlavamo l'altra volta che avevamo vinto tutte e due, sì, sempre è l'inizio del campionato, alla fine dopo dobbiamo arrivare e fare i conti nel playoff. E oggi abbiamo fatto una partita che non abbiamo giocato male, alla fine abbiamo controllato l'80% della partita della palla, solo che non l'abbiamo tirato dentro. Addirittura l'unico gol che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per rigore. Anche quello dell'altra gara in casa, quindi in casa non si riesce a segnare su azione. No, ma anche in trasferta non è che abbiamo segnato tantissimo su azione. Abbiamo fatto 8 corti oggi, non abbiamo fatto nessun gol, 0 gol, sì. Anche difesa, qualche distrazione forse un pochino su quei due gol? Sì, molta, perché per esempio la prima azione siamo arrivati troppo tardi a difendere e in la seconda il problema è successo che ha preso la palla e ha avuto troppo tempo dentro l'aria. Ci è mancato un po' di furbizia anche, che cosa ci manca al solito veramente. Dobbiamo migliorare anche in questo, essere più furbi. In bocca al lupo per le prossime gare. Crepi e grazie per essere sempre qua. Ciao.